Ciao a tutti, oggi ho voluto fare un esperimento veramente incredibile, mi sono voluta tagliare i capelli da sola. Qua vedete come ho preso le misure, prima li ho pettinati, una riga al centro per dividere bene e poi sono andata a fare due ciuffi. Li ho portati alla lunghezza che volevo e questo è il taglio per tagliare le lunghezze, ok? Quindi facendo questo taglio che sto facendo io, taglierete le vostre lunghezze. Io ho selezionato una misura all'incirca che mi piaceva. E poi sono andata a sistemarla. Il capello è asciutto perché io preferisco fare un dry cut, ovvero un taglio a capello asciutto. Dopodiché ho ripreso il taglio che ho fatto e sono andata con le forbici in verticale per dare un effetto più naturale, quindi non far vedere il taglio netto quando hai i capelli sciolti. Con la forbice, tenendola in verticale, perpendicolare ai capelli, vedete, vado a fare dei piccoli taglietti veloci e brevi, ecco qua. E questo è il risultato, devo dire, mi è piaciuto veramente. Ora volevo scalarli anche davanti. Quindi vado a pettinarli a testa in giù, accuratamente, non ci devono essere nodi e devono essere ben pettinati. Ai lati lasciateli leggermente più morbidi i capelli, mi raccomando, se no avrete un effetto veramente orribile. Non sono una parrucchiera, ho guardato altri tutorial e sono onesta, ho guardato altri tutorial, però per le lunghezze ho preferito fare un modo mio, un po' particolare, che è quello che avete appena visto. Questo mi serve semplicemente per andare a dare la scalatura davanti ai capelli e vado a tagliare all'altezza in cui voglio che parta la mia scalatura. Se è per la prima volta come me, vedete, vado a prendere un taglio proprio in fondo, piccolissimo, per vedere un po' l'effetto. E successivamente, siccome anche qui ho alleggerito naturalmente con le forbici perpendicolari, sempre alleggerire mi raccomando, se non si vede il taglio netto, sono andata poi a riprenderlo e a fare una scalatura un po' più profonda. Questa ovviamente è la mia personale esperienza, mi sono divertita tantissimo e il risultato mi è anche piaciuto. Ovviamente facendolo a casa non vi assicuro che il risultato sia uguale per tutti, dipende poi da quanto andiamo a tagliare e quanto ci mettiamo a sfoltire, alleggerire, eccetera. Non è finito qua il mio taglio perché come avete visto nella foto di inizio del video, io poi vado a fare anche la frangia. Qui sto dando gli ultimi ritocchi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. E di attivare la campanella per avere poi tutte quelle che sono le notifiche dei miei video. Qui vado di nuovo con la riga al centro, vedete, prendo sempre io il centro del naso e con quella faccio la riga. Il pettine, questo qua, è importantissimo, quindi mi raccomando, dovete procurarvi questo pettine e anche le forbici che tagliano da parrucchiera. Io le ho comprate all'acqua e sapone, sono della Wilkinson, le ho pagate pochissimo, ma tagliano veramente bene. Dopodiché, se volete la frangia, ovviamente dovete fare questo, andare a creare una sorta di triangolo. Vedete? Dovete prendere fino a 2/3 del sopracciglio come misura per andare a fare la vostra frangia. Non tirate troppo i capelli quando fate la frangia, se no poi i capelli tornano alla loro normale lunghezza, le radici ritornano alte e quindi vi troverete una frangia più corta di quella che volete. La lunghezza primaria da prendere quando si va a tagliare la frangia è l'incavo del naso, dovete partire da quella lunghezza, dopodiché la andate a sistemare, vedete? L'incavo del naso, date un mezzo giro, se anche voi volete che la frangia ai lati risulti un po' più lunga, date questo mezzo giro e andate a tagliare. Io sono andata un po' più sotto l'incavo del naso proprio perché era il primo taglio, dopodiché valuto la lunghezza e procedo a sistemarla. Quindi mi raccomando, non tirateli troppo perché sennò rischiate che la vostra frangia poi ritorni le vostre radici alla loro naturale stabilità e magari ve la trovate più corta. Questo è importantissimo, i capelli non vanno tirati. Ecco qui, sto procedendo, qui mi iniziavano onestamente dei dubbi, però devo dire che poi il risultato mi è piaciuto. Anche qui vado ad alleggerire il taglio che ho fatto per non far vedere un taglio netto, quindi forbici perpendicolari al capello e si va a tagliare. Ok, dopodiché ho proceduto a lavarli, come vedete io ce l'ho tendenzialmente molto molto mossi e molto molto annodati, quindi con molta calma. E qui parte il mio sfoltimento, quindi questo lo fate solo se volete sfoltire, ovvero alleggerire i vostri capelli. Se la vostra intenzione non è quella di andarli a alleggerire ed a sfoltire, non fate questo che state vedendo ora, mi raccomando. Io parto da sotto l'orecchio in giù perché li voglio alleggerire in fondo. Semplicemente perché mi piace dare un effetto un po' più gonfio e voluminoso
all'attaccatura dei capelli nella prima parte della testa e poi andare un effetto un po' più leggero sulle punte, che sono quelle che poi anche a me, avendo il capello mosso, vanno a gonfiarsi veramente tantissimo quando c'è brutto tempo, e quindi sono quelle che voglio alleggerire. Io ne ho veramente tanti, quindi vado a fare uno sfoltimento veramente potente, veramente strong, come state vedendo. Quindi mi raccomando, anche qua, se non avete capelli eccessivamente voluminosi e non avete eccessivamente tanti, fate uno sfoltimento leggero. Io consiglio di andare per gradi, ok? Qui la pazzia iniziava a decorrere, perché insomma anche un po' d'ansia per il risultato finale iniziava a venirmi. Sentendomeli con le mani ho sentito che non erano molto alleggeriti, io vi ripeto, ne ho veramente tanti, e quindi ho proceduto a un secondo round di sfoltimento. Come vi ho detto, vedete, parto sì sotto l'orecchio perché io voglio alleggerire molto la parte finale del capello. Questo passaggio, vi ripeto, fatelo solo se avete tanti capelli e fatelo per gradi, mi raccomando. Quello che vedete in questo video sono semplici consigli, semplici sperimentazioni. Ripeto, non sono né una makeup artist né una parrucchiera, nulla, questo è tutto un fai da te, una sperimentazione che faccio io, e onestamente mi diverto molto. Qua ho dato il mio termoprotettore e sono andata ad asciugarli. Uso sempre un termoprotettore per asciugarli. Non sono una fan dei prodotti costosi, quindi tutto quello che vedete è comprato da me, non ci sono sponsor, e ovviamente sono tutti prodotti veramente, veramente economici, perché lo trovo ridicolo spendere una caterva di soldi in prodotti per capelli, creme, trucchi, secondo me non sa di niente. Tanto alla fine i risultati quelli sono, non è che cambia molto. Eccolo qua, e niente, devo dire che mi è veramente piaciuto tanto. Qui sono andata a lisciarli perché, come vedete, io li ho mossi, quindi per togliere il mosso e il gonfio mi ci vuole un po'. E mi è piaciuto veramente tantissimo. Questo è il risultato finale. Se il mio video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, non perdetevi altri video. Io vi mando un bacione e se vi volete divertire, ecco i miei consigli per tagliare, alleggerire e fare la frangia. Un bacione, al prossimo video!